1 salve, benvenuti e benvenute a Magda Guidi e Mara Cerri. Grazie di essere con noi. Noi tenevamo moltissimo alla presentazione di Sogni al Campo, l'abbiamo visto a Venezia, è stato un raggio di luce nella programmazione di quest'anno veneziana e ci tenevamo, come in passato, ecco, a mostrare il lavoro di queste due regine dell'animazione italiana. Allora, beh, intanto dove siete? Magda, dove sei? Allora, io mi trovo nella provincia di Pesaro. E tu, Mara? Vabbè, Io sono a Pesaro. siete vicine, quindi. Allora, il film comincia con una scritta, una citazione di Andrea Baiani. C'era un tempo in cui il tempo era un paesaggio, in quel tempo un bambino aveva aperto un paesaggio, come avrebbe fatto qualsiasi altro bambino. Che è una frase molto bella, molto poetica, come del resto è il film, che è un film molto, molto poetico, ed è su un bambino qualsiasi. Un bambino astratto, ma anche su ogni bambino, in effetti, come dice la frase. Ed è pomeriggio d'estate, trasognato, lo sguardo di questo bambino che ha degli occhi bellissimi, verdi, che vede tante cose, che insegue il suo gatto Leo, e per tutta la durata del film. Non saprei neanche dire quanto il film dura, 9 minuti, ma in realtà è un tempo, potrebbe essere il tempo di una vita, quello che voi mettete in scena, o mi sbaglio? Vado, comincio io? No, dici bene, perché è il racconto di una crescita e soprattutto durante la ricerca che il bambino fa del suo gatto in un lungo fiume, c'è moltissimo il rapporto con il paesaggio e la sensazione che si possa aprire appunto nel mezzo di questo paesaggio come un pertugio attraverso il quale guardare e trovare non solo il gatto che in realtà appunto non troverà nel mondo reale perché il gatto è andato a morire, come fanno questi animali di nascosto dal nostro sguardo. Ma per un momento il bambino arriva, proprio prendendo in prestito le parole di Andrea Baiani, arriva vicino al bordo del tempo. Ed è proprio lì che deve lasciare andare l'idea di avere ancora con sé nel mondo reale un affetto, è lì che lo lascia andare ed è lì che si apre come cioè lo sguardo del ragazzino sulla sua vita, su una serie di memorie che lui deve riattraversare, rimettere in ordine. Fino a trovare il coraggio, la forza di lasciare andare le sue memorie e quelle del gatto, ritrovandole però nel paesaggio. Quindi c'è la sensazione del paesaggio come custode del vissuto del ragazzino. C'è l'idea di questo gatto che infine è quasi mastodontico, enorme, e poi si sfalda sul paesaggio. Prima inghiotte il ragazzo in qualche modo in una specie di fuoco di memorie, e poi il colore aranciato del gatto lo ritroviamo nel campo di grano. Per questo sogna il campo, e comunque. Destinare questo affetto a un paesaggio e riuscire a ritrovarlo anche semplicemente accarezzando, le spighe di grano. Sì, è un film molto sensuale, molto, molto materico. C'è questo, a un certo punto lui entra
potrebbe essere entra nel pelo del gatto oppure entra in un covone, entra, ma sono sempre delle immagini molto concrete, molto fisiche, proprio di un pomeriggio di estate, di ricordi molto forti. E poi io ho avuto anche l'impressione che il film fosse costellato di citazioni, nel senso che ci sono molti passaggi, no? L'apertura della porta, la chiusura, l'occhio, i vecchi che gli dicono che non deve più cercare, che mi hanno fatto pensare anche a dei film o a delle immagini che avevo visto. Ecco, per esempio, gli anziani che arrivano alla fine mi hanno fatto pensare molto a Otto e mezzo e a Follini. Allora, siccome alle tue spalle, Magda, vedo Louise Brooks, ti chiedo se effettivamente c'erano tanti vostri ricordi personali, ma anche i ricordi del cinema. Sì, ci sono, certamente ci sono, però a noi piace pensare che molti arrivino quasi in maniera inconscia, Primaria, certo. sicuramente quello che accade è proprio in maniera naturale, quindi quello che dici tu è assolutamente vero, però in effetti proprio di citazioni volute ed esplicite come tali non ce ne sono tantissime. Anche alla pittura mi viene in mente, ad esempio, ne parlavamo insieme a Mara poco tempo fa, la posizione del ragazzino quando vede cadere questo primo pelo rosso, che ha insomma, in una posizione un po' della pietà. Di Michelangelo, queste braccia aperte, protese all'avanti ad accogliere un corpo, in questo caso è più un'idea, cioè un po' più astratta, però comunque ci si avvicina molto un corpo di qualcuno che, ecco, che non è più in vita, che è finito da qualche altra parte, insomma. Sì, è una cosa che ci era capitata anche durante la lavorazione di Via Curielotto, che è il nostro primo film insieme, e che anche la realizzazione effettiva del film copre un arco della vita, in effetti anche abbastanza lungo. Essendo così lunga la lavorazione, anche il tempo fisico-mentale che si passa insieme a un'opera simile è tanto, e quindi è tanta vita e tante cose che la attraversano, compresi i film che si guardano, i libri che si leggono e tutto quello che succede in mezzo, in qualche modo, viene rielaborato e viene rimesso in scena in un secondo momento. Io quando ho visto la musicassetta con il nastro un po' uscito, e quindi ecco, è qualcosa che evidentemente è un ricordo della vostra infanzia, evidentemente. E poi c'è Urbino, e anzi, Urbino e la campagna. Attorno a Urbino, a Pesaro, che è la grande protagonista, ecco, diciamo, è l'altra grande protagonista con il bambino, con il tempo. E quindi mi sono chiesto da dove voi siete partiti per fare questo, per raccontare questa storia, se siete partiti dal tempo, dal luogo, dal bambino, qual è stato lo spunto iniziale? I primi disegni erano i disegni di un ragazzino che semplicemente camminava lungo un fiume e quindi nasceva quasi dal desiderio di ritrarre in maniera realistica certe situazioni che si possono trovare nella periferia, lungo i rivi d'acqua, dove a volte ci sono i vecchi capanni dei contadini o dove qualche vecchio di un'altra generazione ancora coltiva un appezzamento di terra o tiene qualche animale,
ci sono dei bidoni, vecchie cose che probabilmente noi ricordiamo come memoria appunto di una generazione, della generazione che apparteneva ai nostri nonni. È vero, c'è molta terra e dietro di te c'è un'immagine del bellissimo lavoro di Alice J.R. C'è matericità, terra, perché spesse volte c'è la ricerca di qualcosa di più, non so, diciamolo, diciamo spirituale, ma forse semplicemente più invisibile, proprio dentro la matericità delle cose, dentro la fisicità, quindi nella terra, come qualcosa che per rompersi e per diventare più etereo ha bisogno di passare attraverso la memoria. E c'è Urbino, perché Urbino è anzitutto il paesaggio in cui io e Magda ci siamo incontrate, abbiamo studiato cinema d'animazione e che tutt'oggi è il nostro riferimento, non solo perché teniamo un corso di animazione in Urbino, ma anche perché nel fare questo film abbiamo spesso avuto la sensazione che fosse qualcosa che avevamo bisogno di riportare in quel paesaggio, che quasi dovevamo, quasi di dovuto. E come il senso di continuità rispetto a quello che abbiamo cominciato a fare davanti a Montefeltro, davanti a queste colline, e che continuiamo ostinatamente poi a portare avanti, convinti che in questo tipo di cinema ci sia qualcosa appunto che faccia scoprire molto anche del trascorso di un territorio. E mi vengono in mente delle parole di Pericoli, di Tullio Pericoli, che raccontava di come lui, disegnando, grattando o disegnando le texture di una collina, riusciva a conoscere tanto più di quel luogo piuttosto che la ricostruzione semplicemente delle forme. Io mi sono molto emozionata quando ho sentito quelle parole e le ritrovo tantissimo. Cioè, hai a maggior ragione nell'animazione, dove noi disegniamo fotogramma per fotogramma, quindi grattiamo, raspiamo e siamo lì un po' come un gatto che cerca che cerca probabilmente il suo spazio. E Leonardo è esistito nella vostra giovinezza, nella vostra fanciullezza? Molto più... Scusa, vai Maggie. No, è che... sì e no, nel senso che... Penso che più o meno tutti qua, cioè chiunque abbia avuto un animale domestico, cane o gatto che sia, abbia dovuto affrontarne poi anche la perdita, ovviamente sì. C'è del personale, ma è più un universale. Ancor più che, alla fine, questa perdita è sì del gatto, però ovviamente è metafora di altre perdite o altri abbandoni che a un certo punto della crescita chiunque deve dovrà affrontare. E allora, adesso ci raccontate come, beh, intanto come si fa a lavorare in due e come, quali battaglie invece si devono condurre per portare in porto una perla preziosa di 9 minuti come il sogno al campo. Beh, in due sì, io e Mara siamo molto fortunate perché siamo riuscite a creare questo sodalizio veramente con molta naturalezza e semplicità. Siamo principalmente due amiche e abbiamo la fortuna che anche i nostri stili nel disegnare e colorare si assomigliano in qualche modo, ma al di là di questo, fino a proprio da quando frequentavamo la scuola insieme, abbiamo sempre avuto questo desiderio di lavorare insieme. Comunque sentivamo molto vicine le stesse cose e anche lo stesso modo di raccontare. E quindi dopo Via Curie Lotto di nuovo è venuto in maniera più che naturale il desiderio di collaborare insieme di nuovo, perché veramente
ci accomuna qualcosa di molto profondo e quando lavoriamo insieme abbiamo la sensazione che alcune cose riescono, insomma, in due riusciamo a tirarle fuori ancora meglio, perché proprio tutto nasce da un confronto e quasi mai da uno scontro. Quindi, ecco, anche in questo caso, che a differenza di Via Pure Lotto è stato proprio un altro tipo di lavorazione, perché ecco, se nel nostro primo film abbiamo lavorato insieme più o meno un anno e mezzo, due, quasi sempre solo a quel progetto, e questa ha avuto una lavorazione un po' più difficoltosa ed è durata molti più anni, perché in maniera meno continuativa, perché ci lavoravamo sempre nei frammenti di tempo tra altre esperienze di lavoro. Quindi sì, i primissimi storyboard erano veramente del 2012-2013 e finito nel 2020, quindi rimane difficile quantificare in effetti quanto tempo ci abbiamo lavorato sopra. Ma nonostante questo, la frammentazione del lavoro e spesso la distanza, abbiamo sempre trovato comunque quello spazio per il confronto e alla fine anche lo storyboard è cambiato tante volte, però ecco, alla fine eravamo consapevoli finalmente di aver trovato l'esatta forma da dare a questo film. E abbiamo l'impressione che è esattamente come lo volevamo, è molto, molto, molto vicino al nostro desiderio di film, quello che avevamo insomma, all'inizio, quello che volevamo in effetti raccontare. E già ecco, da quello che ho detto fin qui, avrete più o meno capito che sì, anche lì il percorso produttivo è stato tutt'altro che facile, perché come spesso accade, purtroppo i finanziamenti sono molto difficili da trovare, però non vorrei neanche soffermarmi tanto su questo aspetto, perché sembra sempre tipo di star lì a lamentarsi, quando invece, cioè, ovviamente questo è un problema che esiste. Però ecco, in questo momento, a fin finito, perlomeno io sento il bisogno di concentrarmi di più su quello che alla fine siamo riusciti a fare, nonostante anche queste difficoltà. E solamente negli ultimi mesi di lavoro, quindi circa un anno fa, si è creata una situazione un po' più serena per noi. I nostri produttori, ovviamente, che noi cogliamo l'occasione per ringraziare di nuovo, hanno fatto tutto il possibile poi per metterci nelle condizioni di finire il film e comunque di far sentire, insomma, tutti quanti, comunque anche chi ha lavorato insieme a noi, musicisti, sound designer, eccetera, insomma, tutti quanti abbiamo dato, ecco, questa spinta finale all'incirca un anno fa. E finalmente siamo riusciti a chiudere questo film, ecco, che veramente ha avuto una vita lunghissima fino a qui. Speriamo che ne abbia altrettanta da adesso in poi. Assolutamente, certo, 8 anni per un film di 9 minuti è molto impressionante. E c'è una cosa che hai detto che mi incuriosisce moltissimo, perché quando pensiamo al cinema d'animazione pensiamo a un cinema industriale e quindi dove lo storyboard, una volta che è segnato, e poi quello fino alla fine, e non ci sono mai delle modifiche, mentre invece quello che tu racconti è proprio un'esperienza da cinema d'autore totale, dove lo storyboard cambia e allora ecco, su questo chiedo a Mara, in realtà voi fate animazione, ma come un autore
di cinema di finzione o un documentarista, cioè con quella libertà che è veramente lontana dall'idea del cinema d'animazione industriale a cui siamo abituati. Sì, infatti per rispondere a questa domanda e anche alla precedente mi viene da dire perché lavoriamo così bene insieme, perché nessuna delle due ha paura, nessuna delle due ha bisogno di sciogliere un enigma all'inizio, ma semplicemente di metterlo in tavola. E nessuna delle due ha paura, se una parte del film resta misteriosa. E fino in fondo c'è sempre la sensazione che qualcosa ti sfugge, chissà se è proprio perché siamo in due, no? E però c'è la sicurezza che comunque una forma, cioè se il film contiene in sé le giuste contraddizioni e risponde a una forma e un equilibrio, allora funziona. E non abbiamo paura appunto di qualcosa che succede all'improvviso, che si intromette e che sposta gli equilibri, che significa poi andare a cambiare qualcosa in continuazione. È un magma continuo, ma è la bellezza di sentirsi sempre il film tra le dita e sempre vivo. E forse solo così riesci a tenere la tensione su un lavoro così lungo, cioè la sensazione che continuamente ti aderisce, sta rispondendo a qualcosa che vibra. E nello stesso tempo è il problema che a volte si pone con la produzione, che invece spesse volte ha bisogno di risposte chiare a dei quesiti. Cosa succede qui? Per chi è questa figura? Perché? Ma noi spesse volte non lo sappiamo, non lo sappiamo, lo scopriamo mano a mano, si manifesta mano a mano ed è bellissimo così. Quindi sì, in definitiva, anche ora che ci ritroviamo a pensare magari a un progetto più grande, magari anche di lungo, proprio ci chiediamo, ma noi saremo capaci di infilarci in un progetto di tantissimi anni, magari che muove tantissimo e che però è già schematico, non so come dire. Dove sai esattamente cosa succede, solo. Se i ritmi sono 9 minuti per 8 anni, ci Non vuole ce la facciamo perché. una cinquantina d'anni per fare un lungometraggio così. Io sono molto debole in matematica, però occhio, secondo me ci vuole una cinquantina d'anni. Siamo giovani. Sentite, un'ultima domanda. Intanto vi ringrazio perché è molto interessante quello che dite. Poi è molto unico, nel senso che veramente corrisponde a voi e alla vostra ricerca. Mi sono chiesto se per voi era anche una sperimentazione, nel senso, se volevate mettervi alla prova, ecco, se. Ci sono praticamente in 9 minuti c'è un catalogo dell'impossibile, c'è di tutto, ci sono le corse, e quindi se volevate anche mettere alla prova, il film ha una densità impressionante, ecco, tant'è che se ci penso al film ho l'impressione di aver visto quasi un lungometraggio, ecco. Però ecco, mi chiedo che cosa avete imparato, se per voi un film è anche, tu parlavi di enigmi, se è anche un modo per imparare delle tecniche, imparare, sfidare delle. E quindi se avete imparato qualcosa che portate, che porterete nel prossimo lavoro. Chi risponde? Beh, Vai Marta. vai. No, vai te. È difficile questo. No, ma È forse vero, una ci sono risposta, tanti. forse sono stupida, cioè magari non ho sbagliato strada, non potete No, anche mentre dire che. parlavi mi viene in mente che quando un nostro ex insegnante, un artista, un amico anche che ha visto il film, ci faceva notare che ci sono tantissimi dettagli che forse non saranno colti a una sola visione, cioè che abbiamo veramente. Sì, guarda, devo dirti, io l'ho visto 4 volte, cioè per cercare di entrare nel film l'ho visto 4 volte, eh. In effetti, proprio perché ha una densità,
molto, forse a cui non siamo veramente abituati. Ecco. Beh, è come cercare di aspirare, non so, una situazione più grande, tanto tempo, tanta vita, forse dentro un punto molto più piccolo, un punto molto condensato, dove probabilmente per capire certe cose hai bisogno di dipanarle meglio nel tempo. Eppure, secondo me, invisibilmente poi è capace di raccontarti delle cose, delle sensazioni e delle verità che io spero che uno spettatore poi sia in grado di ritrovare nelle coordinate appunto del proprio vissuto, mi viene da dire. È vero, abbiamo osato tantissimo, è un po' un azzardo. Ci sono molti momenti, sì, c'è il realismo, ci sono molti momenti onirici, anche di confusione totale, dove ce ne siamo appunto, noi ci siamo interessate abbiamo ragionato molto per associazioni, ecco, perché l'animazione poi ti porta molto a ragionare per delle libere associazioni, anche semplicemente di forme. Quindi molte sensazioni appartengono proprio al mondo della pittura o al modo che ha un disegnatore forse di pensare, di associare, più ancora che di un regista di film. E quindi, eppure le immagini, cioè moltissimo di quello che viviamo, cioè in realtà nel vissuto di chiunque, le immagini che affiorano hanno un'importanza psicologica e nella lettura in realtà enorme, anche semplicemente appunto delle associazioni, semplificazioni formali. È molto difficile, infatti, spiegare certe scelte. Però non lo so, a me anche l'idea appunto che sia un semplice colore, cioè questa idea di questo gatto che diventa campo di grano, attraverso appunto questo passaggio di colore, quindi attraverso la pittura, e quindi dire che diventa paesaggio, così lo sento veramente attraverso la pittura. Le parole probabilmente non mi basterebbero, quindi c'è bisogno di passare attraverso quell'esperienza fisica, forse proprio perché per chi dipinge quella cosa, la materia è un invisibile che racconta, un'esperienza che fai tutti i giorni proprio personalmente, e forse nel film c'è tanto di questo, però arrivi comunque. Magda, certo. Salvami tu. No, sono d'accordo che infatti qui entra proprio il lato disegnatore più che regista, perché anche nella nostra ostinazione di voler comunque disegnare tutto a mano, anche quasi tutta l'animazione, fondale, personaggio di nuovo ogni volta, che può sembrare veramente una follia, a maggior ragione nel 2020, ma noi lo facciamo proprio per questo motivo, perché poi ecco, poi dopo questa... tutto questo lavoro poi in effetti torna infatti in quello che hai detto tu Gianluca, e infatti è esattamente così, è proprio il tempo di un fotogramma che non è ripreso e non riprende quello che sta succedendo, ma viene proprio costruito e creato su un foglio di carta con vari passaggi, a matita, il colore, proprio il tempo che ci si spende sopra per farlo venire alla luce, e tutta questa densità prima o poi torna indietro e torna in effetti nel momento in cui poi il film viene proiettato e ci si rende conto che in effetti una sola visione non basta per cogliere tutto quello che ci abbiamo messo dentro, che in effetti è tanto. Sì, paradossalmente credo che questa visione in streaming
consenta, rispetto a una proiezione, proprio la possibilità di rivederlo, che non è niente, che non è niente male, proprio perché è un tesoro, ecco, il vostro film è veramente uno scrigno. E forse bisogna, poi lo spettatore deve essere pronto e deve trovare il tempo anche per entrare nel vostro tempo. Comunque, grazie, è un film prezioso e voi siete preziose e io mi auguro veramente che non ci facciate aspettare altri 8 anni per vedere un altro vostro film. Grazie di No, cuore. infatti, molti di più. Grazie. Grazie a voi dell'invito e grazie a tutti quanti avranno seguito l'incontro, chi vorrà vedere il film, grazie Grazie. a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.